sorpreso mentre spaccia su un autobus. L'autista, così chiamato, i carabinieri per una 23enne nigeriano sono ovviamente scattate le manette. Un insolito episodio che si è verificato ieri pomeriggio ad Arezzo. Ad accorgersi di alcuni atteggiamenti sospetti è stato un giovane passeggero che aveva notato delle persone maneggiare del denaro. Il ragazzo così non ci ha pensato due volte e ha avvertito l'autista. Mi ha spiegato che c'era una situazione in fondo al pullman molto sospetta, che si stava verificando sicuramente qualche cosa che riguardava lo sbaccio, stupefacenti, aveva visto del denaro. A quel punto io professionalmente sono tenuto a chiamare le autorità. I carabinieri hanno così agganciato l'autobus all'altezza di via Vittorio Veneto nel quartiere di Saione. Mi hanno detto innanzitutto dove mi trovavo, in che linea ero, dove stavo procedendo, in che direzione stavo procedendo. Successivamente mi hanno chiesto di rallentare per consentire l'arrivo della pattuglia. E mi ha chiesto di fermarmi praticamente accanto alla macchina e di aprire solo la porta anteriore. Una volta individuato le persone sospette, i militari le hanno identificate e perquisite. Dallo zaino del 23enne sono così sbucati fuori 120 grammi di marijuana già suddivisa in dosi e alcune centinaia di euro ritenute provento di spaccio. Se un utente mi viene e mi dice chiama i carabinieri perché c'è un problema, io non è che il senso civico mi dice di chiamarlo, ma sono tenuto a chiamarlo. Quindi io lo chiamai. Però dopo tutto il resto l'ha fatto questo ragazzo che è stato molto arguto, molto intelligente, adesso si dice molto vispo.